dovresti stare. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon martedì 7 aprile. Le 20.01, alle 20.03 partiamo con la diretta anche questa sera. Ciao Lucrezia, ciao Daniele. Ciao Fabrizia, ciao Massimo, ciao Lalla, buonasera, buonasera Livia, ciao Cati e tutti gli amici. Oggi è un'altra giornata bella, intensa e vi raccontiamo quello che abbiamo fatto, quello che si sta muovendo, delle informazioni anche a livello governativo e gli appuntamenti. Ciao Chiara, buonasera, ciao Rocco, e quindi vi aggiorniamo anche oggi. Un minuto. Iniziamo anche questa sera. Partiamo come al solito dai dati ufficiali del GORES e quindi in provincia di Ascoli siamo rimasti costanti con lo stesso dato di ieri, ossia 235 casi positivi, e ad Ascoli città siamo a 74 casi positivi. In isolamento domiciliare ci sono 229 persone asintomatiche e 103 persone sintomatiche. E quindi nelle Marche invece, molti vogliono giustamente essere aggiornati anche sui dati delle Marche, siamo a 4.410 casi, i dimessi salgono a 342, 46 in più rispetto a ieri. Anche oggi dobbiamo comunicare che però purtroppo nella nostra regione ci sono stati 22 morti. Ad Ascoli siamo ad 8, visto che uno dei 22 faceva parte della nostra provincia. Questo ci fa capire che c'è un lieve miglioramento che ci fa intravedere uno spiraglio, ma nello stesso tempo dobbiamo stringere i denti e comportarci secondo le regole per cercare di evitare l'accensione di un nuovo focolaio, quindi è importante arginare più che mai. Quindi, siccome abbiamo compreso e capito ormai tutti quanti che questo virus ancora non è stato sconfitto, perché in realtà riusciremo solo quando ci sarà una cura, un vaccino, e quindi fino a quel punto dobbiamo sicuramente modificare il nostro comportamento ed essere attenti quotidianamente. Quindi in questo momento mi sento di dire: continuiamo a rimanere in casa, continuiamo a mantenere il distanziamento sociale, rispettiamo le file, le distanze, cerchiamo di rispettare tutte le linee guida che ci sono state dette e fatte e scritte, e nello stesso tempo cerchiamo di uscire solo per i tre motivi: o di estrema necessità, quindi da lavoro, o per salute, o per fare la spesa. Facendo gli aggiornamenti di oggi, ripartiamo dall'ultima iniziativa che abbiamo fatto poco fa. Insieme ai volontari della Protezione Civile abbiamo portato a circa 250 pizze presso le case di cura della nostra città. Ringraziamo per questo Mirko Petracci, l'amico Mirko Petracci, che con la sua pizzeria, la pizzeria Scaletta, ha donato
la pizza offerta a queste strutture, e ringraziamo anche Sabelli che ha messo a disposizione la mozzarella per le pizze. Abbiamo visto tanta gioia negli occhi degli anziani che sono nelle case di cura, non solo per la pizza in sé, ma per il gesto e anche per la possibilità di essere attenzionati anche da persone che vengono dall'esterno in questo momento. Quindi questo è un momento dove dobbiamo essere bravi e soprattutto sensibili per rimanere accanto ai più fragili, in particolar modo ai più anziani. E quindi abbiamo portato 80 pizze a Villa San Giuseppe, 40 a Santa Marta, 20 pizze al Preziosissimo Sangue, 18 alla Sanitas, 22 al Ferrucci, 26 alle Ancelle del Signore, 8 alle Monache Benedettine del Monastero di Sant'Onofrio. Abbiamo condiviso con loro questo momento, un momento di solidarietà, ma anche di senso di volontà di stare insieme e ripartire tutti insieme. Un bellissimo segnale, un bellissimo messaggio, e ringrazio anche tutte le pizzerie che stanno dando gratuitamente la pizza alle persone più bisognose in questo momento. Ringrazio tutte le attività e tutte le persone che stanno facendo gesti di solidarietà. Oggi è iniziata la consegna dei buoni spesa e ringrazio tutti gli agenti della Polizia Municipale. Oggi abbiamo iniziato la consegna, abbiamo consegnato i buoni spesa a casa a 60 famiglie. Tutti ovviamente molto contenti perché stiamo rispondendo ad un'emergenza, e quindi ringrazio gli agenti della Polizia Municipale. Cercheremo di consegnarli tutti entro sabato per permettere a tutti anche di fare la Pasqua con maggiore serenità rispetto a un momento davvero difficile per tutti, e in particolar modo per molte persone che sono state di colpo minate sulla propria capacità di procurarsi del reddito, e quindi sono persone che fino a questa misura non riuscivamo nemmeno a misurare. Quindi adesso cercheremo anche di misurare quante persone sono, e cercare anche di fare una seconda misura proprio per rispondere alle emergenze alimentari di prima necessità, ma anche altre necessità. E quindi stiamo studiando iniziative che annunceremo subito dopo Pasqua per rispondere a delle emergenze sociali importanti, ma soprattutto anche delle emergenze di carattere economico, perché è vero che alle famiglie in questo momento servono beni di prima necessità e alimenti, ma servono anche delle piccole economie per gestire ad esempio la problematica degli affitti, la problematica delle spese urgenti. E quindi a breve vedremo di studiare una risposta importante. Noi l'elenco degli esercizi commerciali è in continuo aggiornamento, quindi è sul sito del comune, chi vuole lo può consultare o può unirsi. Ricordo che il buono spesa, la scadenza è per domani, quindi fino a domani chi deve fare spesa. Scusate, chi deve fare la domanda può fare la richiesta con autocertificazione entro domani, quindi ve lo ricordo perché magari qualcuno ancora non l'ha fatta. Per la spesa solidale e il servizio a domicilio c'è l'elenco pubblicato sul sito, chi vuole aderire può farlo, basta comunicarlo al SUAP, e quindi abbiamo sia la spesa solidale che il servizio a domicilio, i due elenchi, e quindi tutti coloro che vogliono possono aderire. Oggi il supermercato Oasi si è unito alla lista delle attività che aderiscono alla spesa solidale, quindi chi va a fare spesa lì può lasciare in dono alimenti che stiamo attraverso la Protezione Civile immagazzinando, e stiamo rispondendo quotidianamente a tutte le emergenze che arrivano. Ricordo sempre l'IBAN per le donazioni della Protezione Civile di Ascoli. A breve andremo in giunta con un indirizzo su come spendere queste risorse, su come allocarle. Per quanto riguarda i tributi comunali, i cittadini possono chiamare al 320-4395-451 dalle 9 alle 12 per informazioni in merito ai tributi comunali. Invece, per quanto riguarda la TOSAP, si può chiamare, ossia l'occupazione degli spazi pubblici. L'imposta sulla pubblicità e anche l'affissione pubblicitaria,
si possono chiamare, siccome è gestita da una società esterna, ossia l'Abaco, si può chiamare il call center allo 042 360 1755. Oggi in giunta abbiamo, nonostante le difficoltà, e ringrazio tutti gli assessori che stanno facendo un lavoro straordinario, ovviamente ci riuniamo sulla piattaforma digitale, nonostante le difficoltà, nonostante l'emergenza, oggi abbiamo approvato il bilancio di previsione, il primo bilancio di previsione. Mai avrei immaginato di dover approvare il mio primo bilancio di previsione da sindaco attraverso le piattaforme digitali a distanza. Lo abbiamo approvato, così come abbiamo approvato il piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo messo in cantiere opere ovviamente di manutenzione strade sia extraurbane che urbane, rifacimento di marciapiedi, ovviamente via Trieste, il ponte di Monticelli, tutte le progettualità all'interno di ITE che vogliamo portare avanti. Approvare il bilancio oggi ci serve anche per cercare di far andare avanti l'ordinaria amministrazione, non fermare quei progetti strategici di sviluppo della città. E quindi andiamo avanti. Un bilancio che abbiamo approvato, così come dagli indirizzi che avevamo del documento unico di programmazione che avevamo elaborato antecedente all'emergenza coronavirus, perché vogliamo sbloccare subito i progetti ordinari e mandare avanti la macchina amministrativa e rimodificare secondo le nuove necessità d'emergenza coronavirus. Dovremo rivedere anche tutti i nostri progetti strategici, sicuramente dovremo dare massima attenzione alla digitalizzazione, alla smart city, alle problematiche del sociale, dove dobbiamo dare delle risposte, così come dobbiamo dare delle risposte alla ripartenza di attività commerciali, dei professionisti, degli artigiani, e quindi capire come intervenire aspettando anche le linee che arrivano da parte del governo e da parte della regione. Sicuramente dobbiamo costruire anche un progetto nuovo di sviluppo della città, il sostegno delle attività turistiche e commerciali della nostra città. Quindi abbiamo un grande lavoro dove stiamo coinvolgendo maggioranza e opposizione, perché tutti insieme dobbiamo costruire una nuova rinascita di Ascoli, e quindi questo bilancio è ovviamente un contenitore aperto che, strada facendo, dobbiamo saper modificare secondo le nuove necessità, visto che comunque l'emergenza è ancora in atto, non sappiamo le misure specifiche del governo che avranno ricadute in positivo e in negativo sui comuni. Ovviamente partiamo col bilancio e lo modifichiamo nel percorso. È un bilancio importante da approvare, perché così abbiamo tutta la possibilità di poter attivare tutte le misure necessarie in questo momento, ma anche le misure ordinarie che avevamo già in cantiere. E insieme al piano triennale opere pubbliche c'è il piano del fabbisogno del personale e il piano di valorizzazione del patrimonio comunale. Ovviamente è un atto importante, ovviamente andrà in consiglio, quindi questa è una prima approvazione in giunta, andrà nella commissione bilancio, poi in consiglio, quindi volevo comunicarvelo perché è un passaggio importante. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo gestire l'emergenza, dobbiamo gestire l'ordinario e dobbiamo subito lanciare un nuovo progetto di sviluppo della città, tenendo conto di tutte le difficoltà che la nuova emergenza porta. Sono stati sospesi i tributi regionali fino al 31 luglio. Io ripeto, la Tari noi avevamo già posticipato al 31 maggio, quindi sono stati sospesi come tributi regionali che sono in scadenza nel periodo tra l'8 marzo e il 30 giugno. Sono sospesi tutti i termini tributari regionali, tra i quali quindi bollo auto, che slittano tutti al 31 luglio, senza maggiorazione e senza sanzione, ovviamente. Per quanto riguarda l'informazione del Consiglio dei Ministri, ieri sono state annunciate queste misure, i 400 miliardi. Ancora non abbiamo compreso quanti di questi 400 miliardi sono a fondo perduto,
Qualcuno leggendo dalle testate nazionali dice nessuno, bisogna capire il tasso di interesse se è pari a zero. Ovviamente sono delle anticipazioni. Quello che chiediamo noi come sindaci e come territorio, l'importanza per lo Stato di fare deficit e dare subito benzina per il mantenimento dei fatturati delle imprese che non possono farlo autonomamente. Quindi lo Stato deve avere questo ruolo di sostentamento di quei fatturati, altrimenti la disoccupazione va alle stelle e diventeremo uno Stato che fa solo assistenzialismo, e questo non possiamo permettercelo, e quindi abbiamo bisogno di misure immediate. Ieri dalle parole del Premier Conte si è parlato anche di lavoratori autonomi e partite IVA che potranno slittare di 2 mesi i versamenti e i pagamenti tributari di aprile e maggio, purché non abbiano subito perdite del 33% entro i 50 milioni di ricavi e il 50% sopra i 50 milioni. Queste sono informazioni che volevo darvi. Ovviamente stiamo ancora nella fase emergenziale, quindi la raccomandazione di non uscire di casa e di mantenere il rispetto, di evitare contatti e contagi, dobbiamo tenerla alta. Dobbiamo nello stesso tempo pensare ai nostri bambini, ai nostri anziani, a tutte le fasce più deboli, quindi ai disabili, ai ragazzi autistici che in questo momento stanno soffrendo perché vivono anche con sofferenza questo momento, e quindi dobbiamo essere accanto agli ultimi se vogliamo ripartire. Abbiamo bisogno di una grande collaborazione, di una grande capacità di fare squadra, lo stiamo dimostrando, e quindi ve ne ringrazio perché la città sta dimostrando un grande senso di appartenenza importante. Oggi facciamo gli auguri a Luna Piercecchi che festeggia i suoi 11 anni e tanti auguri anche a Kevin Sabatucci che è un pilota scolano che oggi compie 21 anni. Auguri, i ringraziamenti oggi. Ringraziamo CF Forniture che ha donato 4 pacchi di guanti. Ringraziamo la Vivenda che domani consegnerà dei generi alimentari di prima necessità presso il magazzino della Protezione Civile. Ringraziamo la Coldiretti e gli allevatori che domani ci consegneranno degli agnelli per i più deboli. Cercheremo di darlo ai poveri per permetterle anche alle persone più in difficoltà in questo momento. Quindi ringraziamo Geta che ha donato delle colombe alle persone che sono in difficoltà, e ringrazio le tantissime persone che stanno facendo donazioni sull'IBAN del comune, persone che stanno donando alimenti, risorse per gli altri. Quindi è una grande dimostrazione di valore familiare. Quindi vi ringrazio a tutti. Noi terminiamo qui la nostra diretta. Ovviamente ci teniamo aggiornati domani. Per seguirci sempre sulla pagina Facebook basta mettere un like, o sulla pagina Instagram, e su Telegram basta mettere. Su Telegram inserirsi al canale Marco Fioravanti Sindaco per avere gli aggiornamenti sulle varie iniziative, opportunità e cose varie. Domani vi aggiorneremo su tutte le attività che faremo e anche sulle iniziative e le decisioni che prenderemo per cercare subito di dare ulteriori risposte alle persone, alle famiglie, alle imprese, agli artigiani che ne hanno bisogno. Grazie e buona serata.